Ci troviamo con Salvo Veneziano, leader storico dell'opposizione, è noto nostra il movimento che lo ha visto eletto nel maggio del 2011. Ti ho presentato come leader storico dell'opposizione e in questo periodo di annunciati rimpasti di coalizione che potrebbe allargarsi a nuovi partiti, a nuovi movimenti, credo che sia un appellativo che ti può fare solo onore. Chiaramente, guarda, su questa vicenda, sui continui rimpasti, perché non è il primo che questa amministrazione fa registrare, si parla tanto, diventa quasi l'argomento principale, forse per far dimenticare quelle che sono le vere emergenze della città. Facciano come vogliono, ovviamente. Io quello che faccio sottolineare è il fatto che sono manovre di palazzo che cadono e subiscono i nostri concittadini e gli elettori. Se c'è un mandato elettorale, se ci sono delle forze politiche che sono state assegnate dagli elettori, quindi dal popolo sovrano all'opposizione, è bene che stiano in questo ambito. Fare dei rimpasti e includere forze che sono state elette all'opposizione per rientrare in maggioranza, non capisco quale sia il vero e l'importanza, anche perché questa amministrazione, questa maggioranza ha dei numeri bulgari, è una maggioranza che in Consiglio Comunale si sostiene con 15 consiglieri, 16, poi con una maggioranza variabile, quindi l'ingresso di nuove forze politiche, il nuovo centrodestra per esempio, facciamo nome e cognome, rappresenta solo un modo per durare nel tempo, per cercare di rilanciarsi per la prossima campagna elettorale che ancora è distante 2 anni, però si fanno già i calcoli e le strategie non per amministrare ma per durare. Leggevo qualche giorno fa della nascita di una nuova associazione a Noto e scorrevo tra i nomi, vedevo anche la tua presenza, la tua partecipazione. In questo annuncio si parlava anche della possibilità di dare contributi all'amministrazione comunale, contributi per far crescere non solo il progetto dell'amministrazione comunale, ma per far crescere un momento, un segmento importante oggi di crisi per la città ed è quello imprenditoriale, economico. Guarda, una esigenza che sì, in questi mesi, in questi anni si registra in città è proprio la carenza di proposta imprenditoriale, la carenza di lavoro. Cioè, se in città noi chiediamo qual è l'emergenza più grossa, non si pensa ovviamente alle unioni civili oppure alla consulta delle famiglie, ma la gente ci chiede il lavoro, chiede che una risposta venga data dal punto di vista appunto lavorativo ed economico. L'associazione, per ritornare alla sua domanda, è un'associazione appunto culturale che nulla a che vedere con la proposta politica. È un'associazione fatta di tanti professionisti, di tante intelligenze, di tante peculiarità diverse che vuole portare avanti delle progettualità, dei progetti da poter cedere non all'amministrazione, ma alla città, alla comunità. In diversi ambiti, dall'ambito sociale, ambito appunto economico, ambito culturale, perché appunto all'interno di questa associazione ci sono delle figure specifiche, delle competenze specifiche che possono essere spese e possono essere messe a disposizione della comunità. Questo appunto è l'aspetto culturale di questa associazione che forse appunto legata al mio nome può
significare anche può avere anche una valenza politica, ma in questo momento io divido e distingo le competenze. Io, come lei ha ricordato, sono da 15 anni un esponente del movimento Noto Nostra, da 10 anni ho l'onore di rappresentarlo in Consiglio Comunale, di rappresentare questo movimento politico in Consiglio Comunale. E per ritornare e legare al discorso di prima, noi abbiamo avuto delle collaborazioni sia con la destra e con la sinistra. Noi, il Movimento Civico per definizione è un movimento appunto che è trasversale, quindi con delle caratteristiche e all'interno appunto gente di destra e di sinistra. Noi abbiamo avuto delle collaborazioni sia con la destra che con la sinistra, ma sempre il nostro atteggiamento e la nostra posizione è stata dettata dagli elettori. Noi non facciamo dei ribaltoni, noi non ci sediamo in un tavolo perché ci interessa la poltrona, noi diamo una proposta politica, la diamo agli elettori e gli elettori giudicano. Cosa c'è da criticare, da contestare all'amministrazione Bonfanti in questi primi anni di attività? Guardi, noi siamo stati prudenti sin dall'inizio rispetto a questa amministrazione, perché come è nostro costume non diamo dei giudizi a priori, ma a 3 anni dal appunto insediamento di questa amministrazione si può giudicare, si può dire quello che si è fatto. Io registro assolutamente intanto un problema di proposta e di progettualità, un limite di programmazione. C'era un elemento importantissimo da dover colmare, che era il piano regolatore. Il piano regolatore, a 3 anni appunto dall'insediamento di questa amministrazione, è fermo al bando, perché per 3 volte questo bando è stato pubblicato, per 3 volte è stato ritirato, quindi segnale di competenza, di non pregnanza rispetto a un'azione che si viene a porre. E questo è l'elemento che salta all'occhio ed è l'elemento più grave. Ovviamente poi si registrano anche una questione che riguarda l'indebitamento del nostro comune. Noi assistiamo, forse perché appunto siamo in una fase preelettorale, a continue accensioni di mutuo. Noi ci sono i lavori di riqualificazione del palazzo dell'ex IMSS, che ovviamente si sta restaurando perché dovrebbe appunto accogliere gli uffici comunali, e viene fatto con un mutuo di 1 milione di euro. Al di là del fatto che noi abbiamo contestato anche la scelta di voler riqualificare l'edificio per allocare gli uffici comunali in una parte della città che è già congestionata pesantemente dal traffico, perché con la stessa somma e con l'eventuale vendita dell'immobile avremmo sicuramente potuto riqualificare una zona esterna, nella cintura esterna della città, e appunto destinarla come appunto palazzina servizi per allocare questi edifici. Altro problema, che è un problema perché spesso c'è questa amministrazione è brava a trasformare gli insuccessi in successi. Si parla e si discute della questione Saiotto, della questione dell'acqua potabile. Noi dobbiamo contestualizzare il problema, perché è da 4 anni che i nostri concittadini, quindi da 3 anni rispetto all'insediamento di questa amministrazione, che i nostri concittadini sono vessati pesantemente da questa bollettazione, da questa gestione privata dell'acqua. Adesso che c'è una legge regionale che impone quasi ai comuni di riprendere in gestione il servizio idrico integrato, l'amministrazione acquisisce a sé questo successo. Il successo sarebbe stato quello di evitare che in questi anni i nostri concittadini avessero pagato pesantemente questa bollettazione. E quindi chi restituisce queste somme ai nostri concittadini? Nessuno. Altro discorso legato sempre alla questione imprenditoriale è quello dell'edificazione nelle zone agricole, che è stato un argomento pesantissimo che ha impattato in maniera pesante l'economia della nostra città, perché ha fatto sì che
investimenti venissero sottratti al nostro territorio per andarli a concentrare in territorio vicino, perché di fatto nel nostro territorio non si è potuto edificare in zona agricola, ma cosa ancora più grave, che non si è potuto fare neanche l'attività agricola, perché è stato votato in Consiglio Comunale un regolamento inapplicabile, assolutamente scellerato, che ha portato a un collasso di quella che era l'economia di edificazione che c'era in questo momento, di gente che possibilmente dal nord veniva ad acquistare un terreno nelle nostre campagne e le riqualificava, perché non andava a deturpare il territorio, perché un territorio marginale che non è coltivato, con un insediamento, con una casa, ovviamente parliamo di zona agricola, quindi con degli indici dello 0,03% già stabilito per legge, che ovviamente non creava nessun problema al nostro ambiente. Quindi quello è stato un altro argomento e ci sono stati giudizi assolutamente negativi rispetto a questa amministrazione. A 3 anni dal suo insediamento non vedo fattori, oltre all'autocelebrazione, ovviamente che è ormai una costante di tutte le amministrazioni, non vedo assolutamente alcun elemento positivo e di rilancio per la nostra. Del salvo veneziano, leader storico dell'opposizione, prossimi 2 anni poi si ritorna alle urne. Salvo veneziano candidato a sindaco. Guardi, questa diventa sempre un tormentone nel periodo pre-elettorale. Io, come sempre ho detto, io sono a disposizione della mia città e lo faccio in una posizione chiara e trasparente. Non devo essere io a decidere chi sarà il prossimo candidato a sindaco. Io ovviamente dico che in questo momento non ci sono assolutamente le condizioni per questo tipo di discorso, però voglio lavorare assolutamente perché la città costruisca un'alternativa a questa amministrazione, perché ritengo che ci sono delle potenzialità forti rispetto a questo consiglio comunale che è stato assolutamente deludente, nonostante le avvisaglie, nonostante si presentasse come un consiglio comunale giovane, e rispetto a questa amministrazione che, voglio sottolineare ancora, rimane deludente per quanto riguarda le proposte pesanti e importanti della nostra città. Grazie Salvo, grazie a chi ci ha seguito da casa. Thank you.